pronta di fianco a me. Arte Tamburini. Non piace stare lì, andiamo giù allora. Ecco, per fare un po' meno strada, insomma, anch'io ormai comincio ad avere un'età, quindi. Allora, volevamo consegnare al nostro caro pubblico, insomma, un bel ricordo autentico, non la solita storia la raccontata, del maestro Secondo Casadei. Beh, diciamo che Secondo Casadei fa parte della storia, quindi quando si parla di lui non si può non ricordare appunto quella che è la storia, quindi vengono fuori sempre i soliti discorsi. L'importante è che credo che lui, come tanti altri musicisti, abbiano dato molto alla nostra Romagna e di conseguenza è bello poterli ricordare, come sta facendo Luciano Monti, che si naturalmente tiene alto il nome di questi musicisti proponendo queste belle serate che poi, diciamolo molto chiaramente, a noi fanno molto piacere, perché poi specialmente quando si va avanti con l'età, come me, ad esempio, quando si va avanti con l'età, diciamo che si vive molto in compagnia dei ricordi, e quando i ricordi sono belli è bello viverci insieme. Parlando di Secondo Casadei, quello che mi ha fatto piacere è poter ascoltare dei brani che non avevo sentito da tanto tempo, perché ad esempio Nuvoloso, poi l'altro Nottambula, infatti sì, c'ero arrivata, però la memoria a volte mi, per quel che riguarda il presente. E allora naturalmente ascoltando questi brani che sono stati incisi all'incirca nel 1958-57, addirittura alcuni quando c'era il nonno Poiali, il grande Rossi, che naturalmente ha dato lustro alla musica folcloristica romagnola, essendo stato per tanti anni nell'orchestra di Secondo Casadei, e posso dire che un musicista così è un po' fatica oggigiorno trovarlo, veramente. Quindi a tuo nonno direi di fare, sì, questo è Guido Rossi, sì, il padre Guido Rossi, e direi di fare, beh, io farei proprio una cosa comune, poter mandare su un grosso applauso che possa andare a tutti coloro che hanno fatto parte. Tutti coloro che hanno fatto parte di questa musica, indipendentemente orchestra Secondo Casadei, orchestra Ferrer Rossi, orchestra Borghesi. Io quando sono entrata nell'orchestra Casadei sono entrata che c'era il maestro Vittorio Borghesi, se ne sono succeduti tanti altri, e naturalmente questo mi fa piacere, come mi fa piacere questa sera aver portato con me una grande cantante che voi conoscete tutti quanti, che è Clelia Ferri, che io stimo sempre tantissimo, perché una signora che è bravissima. Poi vedere qui davanti e sozzi l'amrettamente te botto, anzi siamo in due perché siamo lì, insomma, siamo vicini e dobbiamo cercare di portare avanti lui sta toccando già ferro per certo un po'. Meno male che sei stato bravo, perché di solito magari avresti toccato qualcos'altro, però dato che siamo in pubblico. Poi l'unica cosa che voglio dire è che ieri pomeriggio, sono andata al cimitero a fare un saluto, non vogliamo diventare tristi però, a fare un saluto a Fagliero, che è venuto a mancare un anno fa, ed è incluso anche lui fra quelli, insieme a Nelis, insieme a Pugnasi, insieme a Ivano, insomma insieme a tutti quelli che mancano. E mi ero riproposta di andare ai cimiteri monumentali di Faenza, gli uffici cimiteriali di Forlì, per poter sapere dove era sepolto Saclen, perché Carlo Brighi è sepolto nel cimitero di Forlì. Tornando indietro da Fagliero mi sono inoltrata dove c'erano dei suoi zii, e lì mi sono vista Taka Saclen, ma dico, guarda un po', senza andare, la fatalità senza andare a cercare da uno e dall'altro, mi sono trovata alla tomba e ho portato un saluto anche a lui, e gli ho portato anche un ringraziamento da parte di tutti i romagnoli, perché diciamolo molto chiaramente che chi ha portato al grande successo la nostra musica l'ha cominciata lui, naturalmente questa scalata l'ha cominciata lui, e poi tutti quanti gli sono andati dietro. Quindi ho detto grazie a Saclen,
anche da parte di tutti quanti i romagnoli, perché comunque siamo orgogliosi della nostra musica. Scusate che vi ho portato via molto tempo, che ci sono delle belle cose da sentire, e quando lo dice anche Maria Luisa Biondi, che quando prendo il microfono nelle mani, cioè è fatica cavarmelo. Tieni, ma mi manca molto questo. È stato un piacere anche.